Peronospora del pomodoro, quando sulle nostre piante sono belle fresche e rigogliose, ma iniziamo a vedere che le foglie, quelle più in basso, iniziano a seccarsi, ad ingiallire inizialmente, ma poi necrotizzano, seccano. E nei casi più gravi, guardate qua che sta succedendo, ragazzi, questa è una patologia fungina. Che cosa dobbiamo fare per evitarla, o almeno per cercare di evitarla? Nel momento del trapianto, quando la piantina la mettiamo direttamente a dimora, dopo 7 giorni fate un bel trattamento a base di rame. Dopodiché avete coperto la piantina per almeno 20 giorni e inizierete a fare i trattamenti con il bicarbonato di potassio e con la zeolite, in modo che in questo modo cercherete di evitare il più possibile questa fastidiosissima patologia che ci fa buttare interi raccolti.